Saggio. Direbbe, non sapevi coprirla con lo scudo, Vittoria s'avviò volentieri alle sue camere a prender ciò che bisognava, contenta di potersi togliere così un momento dal giovane e nascondergli la commozione che provava nel veder la sua ingannevol fiducia. Tornò più rinfrancata, e si pose a racconciarla tracolla, e tenendo il viso basso, fiera mosca non s'accorse di nulla. Appena diceva questi sorridendo mentre l'altra lavorava appena si conosce più di che colore ella sia. Ha passate di gran fortune. M è stata compagna al male, ora lo sarà al bene. Sapete da quanti anni non la lascio mai. L'ho salvata in tante battaglie, ed oggi. Quando tutti i miei dispiaceri si volgono in allegrezza. Me l'hanno da aver guastata. Chi credesse agli augurgeli che cosa saprebbe dire, Vittoria attendeva a cucire senza risponder parola. Contrastata fra il pensiero che bisognava pur fargli conoscer la verità, e l'invincibile ripugnanza che provava a dargli un tanto dolore, credé poter conciliar tutto col cercar Brancaleone, tosto che Ettore fosse partito da lei, ed avvertirlo onde soccorresse il suo amico in questa terribile prova. Vi ringrazio mille volte, disse Ettore quando fu terminato il lavoro, e giù per lo scalone, in un lampo fu in cortile. Non vu era rimasto altri che il suo servo Massuccio che teneva per la briglia il cavallo coperto di schiuma, la povera bestia avia il capo basso e l'occhio spento, un angsar grave le face a battere il fianco. Alla stalla gridò Ettore Alfante, nel passargli vicino chi ti insegna. Un cavallo sudato fermo all'aria, ed uscì del cortile dirigendosi al porto per andare a Sant'Orsola, per mare era più breve il tragitto. Giunto ove si usavan tenere i battelli, non ve ne trovò nemmeno uno. Le navi che portavan le soldatesche venute di Spagna avean gettato l'ancora in porto, e volendo con salvo che le truppe scendessero a terra prima di sera, tutte le barche erano state tolte per questo servizio. Ettore batté i piedi per l'impazienza, poi disse, «Anderò a cavallo, è un po' più lunga», così si appunto venne alla stalla, Massuccio stava per toglier la briglia ad Airone. «Lasciagliela», disse fiera mosca. La prese dalle sue mani, gliela buttò sul collo, con un salto fu in sella, e dopo pochi minuti era fuori di città sulla strada lungo il lido che va al monastero. Povero Airone, diceva battendogli con la mano sul collo, mentre affrettava col calcagno il trotto svogliato del buon destriere che trovava duro gli venisse vietata la stalla dopo tanta fatica. Hai ragione, ma abbi pazienza un altro poco, e ti ristorerò di tutto. Punto la notte intanto s'andava avvicinando, era già tramontato il sole da una mezz'ora, fiera mosca, il quale camminava verso l'oriente, aveva dietro le spalle il cielo sgombro e sereno, ed in faccia lo vedeva occupato da lunghi nuvoloni neri che di sotto finivano in una riga parallela all'orizzonte. Da questa si vedevano molte strisce di pioggia più o meno dense scendere a piombo sulla linea del mare, e le cime di quell'ammasso di nubi che salivano sino a mezzo il cielo, percosse ancora dalla luce del crepuscolo, si colorivano di una tinta biancastra. Durava quasi continuo in mezzo a quel buio il luccicar tremolo dei lampi, ed il rumoreggiar cupo e lontano dei tuoni. Il mare andava ingrossando, e minacciava fortuna, gonfio e nel mezzo d'una tinta quasi nera, sulla sola cresta dell'onde si vedeano scorrere spruzzi bianchi e minuti, alla spiaggia poi i flutti alzandosi gradatamente finivano in una lama sottilissima, verde e trasparente, che veniva avanti simile ad un muro di vetro,
fince l'estremo lembo ravvolgendosi in esse stesso cadeva con fragore e inondava di schiuma la ghiaia asciutta del lido. L'apparenza malinconica del tempo non poteva però in quel momento turbar d'un punto la felicità del giovane italiano. Misurava con occhio impaziente il tratto di strada che lo separava da Sant'Orsola, ed essendo la piaggia rasa e scoperta, potea vederlo tutto. Si immaginava il piacere del primo apparir di Ginevra, se la vedeva venire incontro con quel suo volger d'occhi onesto, con quel muoversi leggiadro e tutto grazia. Sperava poter giungere il primo a darle nuova della vittoria, e solo si travagliava considerando in qual più convenevol modo avesse a farle conoscere che ella oramai potea disporre della sua mano. A due tiri d'archibugio dalla torre, il vento di levante che lo feriva in viso aveva portata più vicina la bufera, larghi goccioloni venivano di traverso e percuotendo sulla corazza rimbalzavano in spruzzi, spesseggiano, divengono a poco minuti e fitti. Succede un colpo di tuono, pel quale sembra siasi levata in cielo una cateratta, e comincia un rovescio d'acqua che lava fiera mosca da capo a piedi benché lo cogliesse a pochi passi dalla torre. La porta era ancora aperta, trapassò veloce, e presto fu nell'isola e dalla foresteria. Legato ad una ferriata il cavallo, dov'era dal tetto un po' di riparo, in quattro salti fu nelle camere di Ginevra. Sarà inutile il dire che le trovò vuote. Ridiscese, e dalla prima pensò di cercarla in chiesa. Sapea che essa andava per lo più a pregare in un coretto, posto su in alto, appena entrato, vi gettò lo sguardo, era vuoto, la chiesa vuota, e quasi affatto bugia, vuota la parte del coro che si vedeva, pure egli sentiva un salmeggiar cupo, come uscisse di sotterra. Andò avanti, e s'accorse che dal foro posto innanzi l'altar maggiore, il quale rispondeva giù nella cappelletta, usciva un raggio che andava a figurare nella volta un tondo di luce scolorita. Quando vi fu vicino, sentì che si recitavan preci nel sotterraneo. Voltò dietro l'altare, e scese. Il suono delle sue armi, degli sproni e del puntale della spada che batteva sui gradini fece volger quelli che formando un cerchio empievano la cappella, s'aprirono, ai piedi si trovò il cataletto che aveva visto la mattina nella sagrestia di San Domenico, in faccia accanto all'altare era Fra Mariano in rocchetto, stola da morti, e col braccio levato, teneva l'asperges, in mezzo, un avello aperto, di qua due uomini che ne tenevan ritta la lapide, di là Zoraide ginocchioni, curva sul corpo di Ginevra che era già dentro, e singhiozzando le componeva il velo intorno al volto ed una corona di rose bianche sulla fronte. Ettore giunto al basso, vide, stette immobile, senza mandare una voce, senza far un atto, senza batter palpebra, il suo viso a poco s'affilò, divenne pallido come la morte, le labbra gli tremavano convulse, e grosse gocciole di sader freddo gli scorrevano dalla fronte. A Zoraide si raddoppiarono i singhiozzi, e Fra Mariano, con voce malferma che mostrava quanto il suo cuore si lacerasse alla vista dell'infelicissimo giovane, poté pur dire, Geri è volata in cielo, Dio la fa ora più contenta che non sarebbe stata fra noi, ma anche esso, il buon frate, sentì dal pianto troncarsi le parole, e tacque. La pietra, ricondotta coi pali di ferro sul vano della tomba, trovò il suo incastro, vi cadde, vi si fermò. Ettore era sempre immobile. Fra Mariano venne a lui, gli prese la mano, che ebbe senza resistenza, l'abbracciò, lo volse per farlo uscir di colà,
ed Ettore obbedì. Salirono la scala, uscirono di chiesa, duravano i lampi, i tuoni e l'acqua a secchie. Quando furono presso la foresteria, si sviluppò Fiera Mosca dalle braccia del frate, e prima che questi potesse quasi proferir parola, era già in sella curvo sul collo del cavallo, fittigli nella pancia gli sproni, ed il galoppo suonava sotto il portone della torre. Negli amici di Fiera Mosca, né uomo nessuno di quell'età lo vide mai più, d'allora in poi né vivo né morto. Si fecero varie congetture sulla sua fine, tutte però vane ed incerte. Una sola poté presentare un tal che di verisimile e fu questa. Alcuni poveri montanari del Gargano, che attendevano a far carbone, raccontarono ad altri villani, e così da bocca in bocca dopo molto tempo corse la voce in Barletta, quando già s'era levato il campo spagnuolo, che era loro comparso, una notte d'un gran temporale, una strana visione d'un cavaliere armato a cavallo sulla cima di certe rocche inaccessibili, che stavano sopra un burrato cadente a piombo nel mare. Cominciarono a dirlo pochi, poi molti, poi alfine tutti dissero e tennero per fermo. Fosse stato l'arcangelo San Michele. Quando però lo seppe Fra Mariano, e venne a confrontar le epoche, pensò invece potesse essere stato Ettore, che fuor di esse è, spinto il cavallo in luoghi difficilissimi, alla fine fosse caduto con esso in qualche ignoto precipizio, e forse anche nel mare. Nel 1616, essendo rimasto a secco un tratto di una scogliera sotto il Gargano, ad un pescatore venne veduto incastrato fra due pietroni un ammasso di ferraglie quasi interamente rose dal salso marino e dalla ruggine, e vi trovò fra mezzo ossa umane, e il carcame d'un cavallo. Ora il lettore pensi ciò che gli par meglio, che la nostra storia è finita. Credere che ella possa venir bene accolta per i suoi meriti sarebbe vana e ridicola lusinga. Ma stimiamoci sia lecito sperare che GL italiani accettino con amorevole indulgenza il buon volere di chi ricorda loro un fatto, che tanto gli onora. Per farvi e più risplendere il valore dei vincitori non ci siam creduto lecito introdurre circostanze a carico dei vinti, che si scoprissero false leggendo le storie di Giovio, di Guicciardini e degli altri scrittori che parlano di questo fatto. Non era nostro scopo far ingiuria al valor dei francesi, che siamo i primi a riconoscere ed a lodare, ma soltanto render noto quello che mostrarono GL italiani, e non avevam bisogno d'alterar la storia, dalla quale ci vien resa piena giustizia. A questo proposito ci sia lecito dichiarare quanto da noi si stimi sciorata contesa quella che accende gli uomini delle diverse nazioni a rinfacciarsi a vicenda, e spesso aiutandosi con menzogne, le loro onte ed i loro delitti, e quanto all'opposto si reputi degno ufficio di chi vuole il bene dell'umanità, con quella legge d'amore e di giustizia proclamata dal Vangelo. Il porre un piede su queste faville d'oggeglie purtroppo lunghi e micidiali. Ma che diremo delle inimicizie ancor più sacrileghe e più insensate, che son durate sì lungamente e sì frequentemente risorte fra le varie parti d'una stessa nazione. Purtroppo l'Italia non può in questo rifiutare un primato di colpa e di vergogna, come in altre cose nessuno le nega un primato di merito e di gloria. E sebbene quelle inimicizie siano state sempre e siano più che mai deplorate e maledette, troppo è lungi ancora che il biasimo arrivi alla misura del fallo. Ci sembra dunque che chi si fa di nuovo a notare alcuno di quei fatti dolorosi di che abbondano purtroppo le nostre storie, possa bensì adempiere imperfettamente un grande ufficio, ma non aver taccia di fare un ufficio inutile.
Ci sembra di più che questo giudizio di disapprovazione debba apparir più sincero e riuscir più efficace quando uno lo porta su quella parte d'Italia dove è nato, che altrimenti il giudizio potrebbe parer forse parziale, e non in tutto scevro da quel miserabile astio di municipio che intende vituperare. Perciò credemmo che ad un uomo nato in Piemonte convenisse più che ad altri far cadere sulla memoria di Graiano d'Asti il biasimo che hanno meritato l'opere sue. Già l'illustre conte Napione espresse l'opinione dei piemontesi sul conto di costui così scrivendone 13. Quel nostro astigiano che nel famoso abbattimento di Quadrato avendo preso le armi contro la nazione italiana per i francesi, non solo con essi divise l'onta di rimaner vinto dagli italiani, ma, restato morto sul campo, si giudicò allora da ognuno meritamente aver portata la pena della sua stoltezza, già che per nazion forestiera avia voluto combatter contra l'onor della patria. Ci sia permesso aggiungere che ora, per quanto si cercasse, non si troverebbe più fra noi vero un imitatore di questo sciagurato. Fine. Bastia.Tipografia Fabiani. Note: 1. E Dio mi dia mala Pasqua, e sia la prima che verrà, ec 2. Del cuoio delle sue scarpe. 3. Bada che senza volerlo non mi ferisca. 4. I guai, compane, son più soffribili. 5. Vien così chiamato un tratto di campagna presso Castel Sant'Angelo, fra il Tevere e Monte Mario. 6. Il bambino d'Araceli creduto miracoloso si porta ai moribondi. 7. Questa ragione onde aver la vita salva, ha, in oggi ancora, molto potere sui cosiddetti briganti della campagna di Roma. Chi scrive queste pagine conosce un uomo che in tal modo è campato dalla morte, forse altrimenti inevitabile. 8. Figlia dell'anima mia. 9. Per Dio, voglio vedere se questo cane francese ha i denti lunghi come la lingua. 10. Il duca di Nemours fu morto alla battaglia della Cerignola. 11. I fatti indicati in questa lettera si trovano particolarmente narrati nella vita del duca Valentino di Tommaso Tommasi. 12. Come migliori vi mandai al campo. 13. Napione, dell'uso e dei pregi della lingua italiana. Libri capitolo 4. Note del trascrittore: corretti gli ovvi errori tipografici. Uniformate le varie grafie utilizzate. Inserito indice mancante. Copertina creata dal trascrittore e posta in pubblico dominio. *** End of the Project Gutenberg ebook Ettore Fiera Mosca, ossia, la disfida di Barletta *** Update editions will replace the previous one, the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works. So the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg simbolo di marchio registrato Electronic Works to protect the Project Gutenberg simbolo di marchio registrato concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an ebook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this ebook, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research.
Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start. Full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg simbolo di marchio registrato mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg simbolo di marchio registrato license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Simbolo di Marchio Registrato Electronic Works 1. By reading or using any part of this Project Gutenberg Simbolo di Marchio Registrato Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg simbolo di marchio registrato electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg simbolo di marchio registrato electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg simbolo di marchio registrato electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.cibilo. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg simbolo di marchio registrato electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg simbolo di marchio registrato electronic works. See paragraph 1.ebilo. 1.c The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg simbolo di marchio registrato electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg simbolo di marchio registrato mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg simbolo di marchio registrato works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg simbolo di marchio registrato name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg simbolo di marchio registrato license when you share it without charge with others.
1.D The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg simbolo di marchio registrato work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.E unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg simbolo di marchio registrato license must appear permanently whenever any copy of a Project Gutenberg simbolo di marchio registrato work, anywhere on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.E.2. If an individual Project Gutenberg simbolo di marchio registrato electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg simbolo di marchio registrato trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9. 1.E.3. If an individual Project Gutenberg simbolo di marchio registrato electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg simbolo di marchio registrato license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg simbolo di marchio registrato license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg simbolo di marchio registrato. 1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg simbolo di marchio registrato license. 1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up,
non proprietari or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg simbolo di marchio registrato work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg simbolo di marchio registrato website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg simbolo di marchio registrato license as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg simbolo di marchio registrato works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg simbolo di marchio registrato electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg simbolo di marchio registrato works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg simbolo di marchio registrato trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/E does not agree to the terms of the full Project Gutenberg simbolo di marchio registrato license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg simbolo di marchio registrato works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg simbolo di marchio registrato works. 1.e.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg simbolo di marchio registrato electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg simbolo di marchio registrato trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1.f.1.f.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg simbolo di marchio registrato collection. Despite these efforts,
Project Gutenberg, simbolo di marchio registrato Electronic Works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2. Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg simbolo di marchio registrato trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg simbolo di marchio registrato electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3. Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including beauty not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.f.6. Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg simbolo di marchio registrato Electronic Works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg simbolo di marchio registrato Electronic Works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A.
Distribution of this Oreni Project Gutenberg Simbolo di marchio registrato Work, B. Alteration, Modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg Simbolo di marchio registrato Work, and, C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg Simbolo di marchio registrato. Project Gutenberg Simbolo di marchio registrato is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg Simbolo di marchio registrato S goals and ensuring that the Project Gutenberg Simbolo di marchio registrato collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg Simbolo di marchio registrato and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation Information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3). Educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The foundation SAN or Federal Tax Identification Number is 64-622-15541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by US federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, 801-596. 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg Simbolo di marchio registrato depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machinery adable form accessible by the widest array of equipment, including outdated equipment. Many small donations, $1, $5, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate.
While we can attend do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach state unity with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways, including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General information about Project Gutenberg. Simbolo di marchio registrato Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg. Simbolo di marchio registrato Concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg symbolo di marchio registrato e-books with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg symbolo di marchio registrato e-books are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep e-books in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which is the main PG search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg simbolo di marchio registrato, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new e-books, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new e-books.